Buone notizie dall'amministrazione comunale di Agropoli, soprattutto per coloro che avanzano crediti economici dalle casse comunali. Nell'ultimo consiglio comunale, infatti, è stata approvata l'anticipazione di liquidità in base alla nuova legge di bilancio. L'assessore al bilancio di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha relazionato in merito spiegando che il comune, grazie appunto alla nuova legge di bilancio, potrà chiedere un'anticipazione di cassa per poter pagare i fornitori che avanzano crediti dal comune stesso. Brevemente dico, la legge di bilancio 2019 ha dato la possibilità agli enti locali di poter ricorrere a un'anticipazione straordinaria di liquidità presso la Cassa Depositi e Prestiti a un tasso agevolatissimo rispetto a quelli che sono i normali tassi di interesse applicati, per poter far fronte e quindi pagare. E c'è anche un termine perentorio che impone la norma, ossia entro 15 giorni dalla data in cui viene erogata l'anticipazione, i fornitori che hanno crediti per rapporti commerciali, fornitori o prestazioni di servizi che sono maturati alla data del 31 dicembre 2018. Quindi noi valutato, visto che noi siamo come ente siamo già in anticipazione di liquidità e quindi con la normale disponibilità finanziaria non potremmo eventualmente far fronte in tempi brevi al pagamento di questi fornitori, vogliamo approfittare di questa disponibilità che ci dà di questa disposizione che ci dà la legge, possibilità che ci dà la legge, per poter appunto attingere a questi fondi di finanziamento e quindi pagare nel più breve tempo possibile i fornitori, le imprese che vantano dei crediti nei confronti dell'ente, in modo che così, soprattutto in questo periodo di crisi di liquidità, crisi finanziaria, penso che sia una buona boccata d'ossigeno per le imprese stesse. Quindi preciso che questa anticipazione, la norma prevede, deve essere restituita poi entro il 30 dicembre di quest'anno, non costituisce indebitamento, è una procedura straordinaria che è stata deliberata, diciamo, è stata prevista dalla legge di bilancio 2019. Pertanto se ne chiede l'approvazione.